Ragazzi, dovete sapere che la posidonia oceanica è una vera e propria pianta sottomarina, con foglie, fusto e radici. Non è quindi un'alga, ed è molto speciale perché vive solo ed esclusivamente nel nostro mare, il Mar Mediterraneo. Le praterie di Posidonia sono delle vere e proprie foreste sommerse, un polmone verde del nostro mare, e hanno tanti ruoli importanti, innanzitutto nella regolazione del clima, perché catturano anidride carbonica e producono ossigeno, e poi nella protezione delle nostre coste e delle nostre spiagge, riducendo l'impatto del moto ondoso. E infine offrono cibo e riparo a moltissimi organismi viventi. Sono un vero e proprio condominio del mare e ospitano moltissimi organismi diversi, a partire dagli invertebrati, come per esempio i molluschi, come i polpi o i coloratissimi nudibranchi, sino ad arrivare ai vertebrati, come molte specie di pesci, e alcuni molto particolari, come ad esempio i cavallucci marini. Epifiti come spugne, idroidi e briozoi vivono sulle foglie e sulle radici della Posidonia, mentre altri organismi, come ad esempio i pesci e i crostacei, vanno a cercare rifugio, cibo e a deporre le uova nelle praterie di Posidonia. Grazie alla fotosintesi, questa pianta sottomarina è in grado di sviluppare una grande quantità di biomassa e a costruire un habitat ideale per moltissime specie. Infatti, è talmente ricco di specie che ospita il 25% di tutta la biodiversità del Mar Mediterraneo.